un comitato per Donanza Nuovo di Zecca con importanti ritorni. È stato presentato questa mattina in comune dal sindaco e dall'assessore alla cultura. Ne fanno parte Francesco Zimei, musicologo, Floro Panti del Movimento Celestiniano, il professor Walter Cavalieri, il giornalista Massimo Lesi, Don Carmelo Pagano Le Rose e Don Arthur Sidor per la Curia, ma ci sarà anche Don Claudio Tracanna. Mario Corridore gestirà la parte operativa. Affianca a loro anche il direttore artistico Leonardo De Amicis. Nessun ritardo, taglia corto il sindaco Biondi, perché stiamo già lavorando da mesi. Ma non ci sono ritardi, qua dobbiamo iniziare ad imparare a declinare in positivo le cose. Abbiamo parlato con persone dalla profonda cultura, profonda conoscenza anche della figura di Celestino. Io credo che attendere del tempo per costruire dei progetti su basi solide sia importante per la durata del progetto stesso. Ci è voluto il tempo necessario per capire effettivamente chi potesse far parte di questo comitato e comunque con loro abbiamo approfondito i temi che dovremo utilizzare per far tornare ad essere la Perdonanza l'evento unico che merita di essere. L'obiettivo è arrivare ad una programmazione triennale. Dovrà essere un momento gioioso ma sobrio. La Perdonanza sarà dal 16 al 19 agosto, ma già il 19 maggio, in occasione della festa di San Pietro Celestino, la Basilica di Colle Maggio ospiterà la celebrazione religiosa alle 18 e il concerto di Angelo Branduardi alle 21. La politica sarà solo una cornice istituzionale, ha detto Biondi, e non influirà sulle scelte del comitato. Comunque ci saranno altre figure, ha rassicurato, altre squadre di persone al lavoro. Sarà una Perdonanza, hanno detto i presenti, che vuole riacquistare la sua identità. L'inizio di un nuovo percorso, un percorso di trasformazione, ha detto il professor Cavalieri. Massimo Alesi ha parlato del dossier UNESCO e della necessità di essere comunità. Sicuramente però la Basilica di Colle Maggio, la Basilica ritrovata, sarà un punto di partenza molto ma molto importante per tutti gli aquilani. Il rinnovo della nostra partecipazione alla candidatura a patrimonio immateriale dell'UNESCO sicuramente è in quella visione, in quell'ottica di pubblicizzare e promuovere questo incredibile dono che abbiamo qui all'Aquila, e tutto il resto, le manifestazioni si dovranno adeguare armonizzandosi al messaggio di Celestino.